Alla mia sinistra abbiamo il presidente della galleria e collezionista Roberto Giuliani. Ciao Roberto, allora una mostra dal titolo Maestri Internazionali in Vaticano. Sì, noi della galleria e collezionista siamo molto lieti di presentare questi artisti che per noi sono la migliore espressione dell'arte contemporanea attuale. Siamo anche molto felici perché molti artisti sono intervenuti, c'è anche un moltissimo pubblico e ricordo agli artisti che la prossima mostra si svolgerà alle Scuderie Estensi. Ringrazio di nuovo tutti gli artisti per la loro partecipazione e per aver presentato queste meravigliose opere. The president of the gallery, Roberto Giuliani, is so happy and grateful to have here so much public and art lovers who are visiting this fantastic event, and we have many artists selected. They are exposing the best artworks here in this location, so important, prestigious and historic. And he remembered that the next event designed by Art Gallery Il Collezionista is in Tivoli, in a fantastic place called Este Halls, and so we invite everybody to join us. Thank you. Raccogliamo la dichiarazione anche dell'art director della galleria e collezionista Gabriele Giuliani. Bene, una mostra che ha riscosso un grandissimo successo.
Sì, è una mostra di arte contemporanea carica di significati, infatti abbiamo tantissimi artisti da tutto il mondo, è stato veramente un duro lavoro, benché piacevole in questi mesi per noi della Galleria al Collezionista, perché abbiamo selezionato tantissimi artisti e abbiamo scelto come finalisti i migliori secondo la nostra commissione critica. Sono in tutto 60 artisti da differenti nazioni, quindi possiamo vedere degli stili molto diversi tra loro, dall'astratto al figurativo all'informale, e quindi siamo molto orgogliosi di racchiudere all'interno di queste sale stupende e così pregne di significato dei lavori molto belli, affascinanti e che hanno richiamato tantissimo pubblico, tantissimi visitatori appassionati d'arte che si sono sentiti coinvolti e gratificati da questa mostra straordinaria. Dear friend and art lovers, we are in this fantastic location in the Cancellery Palace in the Vatican in the Art of Rome. We, like Art Gallery Il Collezionista, selected the best artists to participate here in these halls, and we can see so many different styles coming from different nations exposed here, and we have so much public audience and art lovers who are fascinated by this fantastic artworks, and so we thanks too much the artists to be here, and I remember that this extraordinary event will be open until 8 February. Bene, dottoressa, bentornata ai nostri microfoni. Una sua analisi, un suo giudizio su questa splendida mostra. Sì, bene, benvenuti a tutti. Noi questa sera ci troviamo nelle prestigiose sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana qui a Roma. Stiamo celebrando una importante collettiva organizzata sempre dalla Galleria Il Collezionista di Roma. Questa collettiva prevede oltre 60 artisti provenienti dal panorama artistico italiano ed internazionale. È molto bello e sicuramente stimolante vedere una presenza così numerosa. È stato possibile analizzare tanti stili, tante indagini compositive che hanno caratterizzato il patrimonio artistico contemporaneo esposto questa sera, dalla fotografia all'arte figurativa, all'arte astratta, il linguaggio classico, quindi sicuramente diciamo c'è stato un'amalgama di linguaggi pittorici che alla fine ci ha fatto convincere ancora di più, ed è stato poi l'esito della premiazione che abbiamo fatto, che l'arte parla come sempre un linguaggio universale, sebbene sia espressa attraverso continenti e mezzi artistici diversi. Quindi rinnoviamo la nostra fede profonda nell'importanza del messaggio universale dell'arte.
Welcome back, dear friend, to this important exhibition organized by Galleria Il Collezionista. This evening we are inside a special palace that belongs to the Vatican City, Palazzo della Cancelleria. We are in the heart of the city center of Rome, and we are celebrating a precious selection of more than 16 artists who belong for several countries of the world. This is important because they sent to us an important message to the international language of art. So this evening we can appreciate, we can see many different styles like informal, abstract, figurative, not figurative, religious, acatholic art. And the main message is the power of the art, and its power is to combine several people who came from several parts of the world. And we are very, very happy to show and to underline this important concept this evening together with this, with us and with the all the public who is coming to see this important exhibition.